Tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 80, le giovani coppie in cerca di intimità nella provincia di Firenze evitavano di appartarsi in luoghi isolati. Il motivo si chiamava Mostro di Firenze. Una scia di omicidi che terrorizzò un'intera generazione e suggestionò tutta la società italiana dell'epoca, sconvolta dall'idea di ritrovarsi un serial killer, di quelli che di solito si vedevano solo nei film. Le indagini per scoprire gli autori di questi crimini furono lunghe e complicate e portarono all'identificazione degli esecutori materiali, lasciando però aperte diverse ipotesi sui mandanti